Buonasera a tutti. Eccoci qua, ci siamo. È opportuno che scenda un po' di silenzio, prima di tutto per assistere al meglio allo spettacolo e anche perché, insomma, siamo in un luogo di preghiera e speriamo che questo momento, oltre ad essere un momento di intrattenimento in una situazione storica particolare, sia anche un momento di preghiera. I ragazzi della pastorale giovanile vocazionale redentorista di questa parrocchia di Sant'Alfonso vi danno il benvenuto al musical sulla vita di Madre Teresa, che ieri è stata proclamata santa. Ve lo dico con un po' di emozione. Una rappresentanza dei nostri ragazzi è andata a Roma per seguire il processo di canonizzazione proprio nella giornata di ieri. Sono tornati carichi di un'esperienza di preghiera molto molto forte, un'esperienza che avevano del resto già fatto nei mesi precedenti, perché questo musical, non mi stanco mai di ripeterlo, è frutto proprio di uno studio della vita di Madre Teresa, delle sue abitudini, che si è concretizzato anche in passato in una visita nell'Istituto delle Suore Missionarie della Carità a Roma. Dagli abiti ai dialoghi, dalle canzoni alle musiche, è tutto stato attentamente studiato e questa sera riprodotto interamente dal vivo. Io vi lascio a questi ragazzi, vi lascio all'esperienza di questo musical, confido che possa essere, appunto, come dicevo prima, un momento anche di preghiera per tutti voi e non tolgo altro tempo. Buona visione. Share the joy of loving. Share the joy of sharing. It is not how much we give, but how much love we put. Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless and you took me in. If you give a glass of water in my name, you give it to me. If you receive a little child in my name, you receive me. Whatever you do to the least, you do it to me. We need to pray to have a clean heart. If we have a clean heart, we can see God. The fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Thank you.
fatto, t'ho visto. Ma insomma, che male c'è se le scatto qualche foto di nascosto? Suor Bettina, uno scoop è uno scoop. Ma te l'abbiamo detto mille e mille volte, è inutile che stai appostato lì dietro come una iena. Lei a quest'ora prega. E voi non pregate? Già fatto. E poi sfamare un povero ammalato è un po' come pregare. Certo che ce l'avete sempre pronta, eh? Prontissima! Ma possibile che Madre Teresa non vuol capire che se mi concede un'intervista in esclusiva, il mio giornale, che ha tanti, ma tanti soldi da investire, poi farà una cospicua offerta? Ma se il tuo giornale ha veramente così tanti soldi da investire, perché non ne investe un po' qui, senza bisogno dell'intervista? Che avevo detto? Ce l'avete sempre pronta? Prontissima! Piuttosto, questa casa per accogliere i poveri malati, ve la daranno? Pare di sì, e senza bisogno di cospicui investimenti. Lo vedi? Ci stai disturbando sul lavoro! Lavoro? E quanto vi pagano per questo lavoro? Tantissimo! Una montagna di lingotti d'amore che non basterebbero tutte le banche del mondo per conservarceli. Lingotti d'amore e conservarli in banca. Bella questa, me la devo segnare. Bene, 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 bene. Tanto t'ho visto! Vabbè, vabbè, niente intervista. Niente intervista. Ma neanche dopo che ha pregato? No, dopo che ha pregato va a dormire un po'. Anch'io in genere provo a dormire un po', ma faccio certi sogni strani. Ma lo sai che ultimamente anche Madre Teresa fa dei sogni strani? Che sogni, che sogni? Dice che sogno una cosa bellissima. Che cosa, che cosa? Una cosa molto simile a quello che ha scritto qui. Leggi. Un giorno stavo camminando per la strada e ho visto un uomo alto, magrissimo, seduto all'incrocio, raggomitolato su se stesso, l'aria profondamente infelice. Mi sono avvicinata, gli ho stretto la mano e gli ho domandato come stava. Lui ha sollevato lo sguardo su di me e ha detto: «Oh, dopo tanto, tantissimo tempo, sento il calore di una mano». E si è alzato. C'era un sorriso così radioso sul suo volto perché qualcuno era gentile con lui. Il semplice gesto di una stretta di mano gli aveva dato la possibilità di sentirsi qualcuno. Per me era Gesù sotto le spoglie del dolore e io gli avevo donato la sensazione di essere amato da qualcuno. Hai capito? Certo che ho capito. Ma che c'era da capire? Thank you.
Che freddo! Mamma mia, che freddo! Che freddo! Ma se non si respira dal caldo! Brr, che freddo! Mamma mia, che freddo! Brr! Come si vede che viviamo in due mondi diversi e te? Tu hai caldo perché sei un ubriacone! Chi? Io? Comunque, mettiti l'anima in pace, perché tanto anche oggi Teresa è molto impegnata. Lo immaginavo. Vabbè, vabbè, allora dimmi qualcosa di te. Di me? Un'intervista a me? Sì, perché? Perché no? Per esempio, dimmi qual è stato il giorno più bello della tua vita. Il giorno più bello della mia vita? Ma qui tutti sono i giorni più belli della mia vita. In mezzo a questo schifo? Certo. Bah. Qui c'è l'amore. Come c'è l'amore? Sì, l'amore. L'amore che lava via lo schifo. E più amore e più lava via lo schifo. L'amore non è accondiscendente e la carità non ha nulla a che vedere con la pietà. È amore. Carità e amore sono la stessa cosa, perciò non limitarti a dare denaro, piuttosto tendi la mano. Hai capito? Certo che ho capito. E dimmi, qual è stato il giorno più brutto della tua vita? Il giorno più brutto? Quando Teresa lasciò la scuola dove insegnava per venire in questo posto. Ci sentimmo tutte subito perse. Come figlie senza più madre. Tutte figlie più madre. Carina questa, me la devo segnare. Ma dove ho messo il mio taccuino? Ho messo. Da quel giorno che Teresa se ne andò, non pensiamo che a lei. Di malinconia che vedranno per noi
scoppia e grida. Sì, io ti salverò, per tutti loro piangerò e le mie lacrime le manderò dritte nel cuore di un grande Dio e tutti a lui li porterò. Ci riuscirò se la farò e sarà tua la forza mia. Chissà cosa, la casa e tu piccola suora che rigovernerai. Casa e cuore tuo per ospitare chi passerà di qui e non conosce Dio e sa che povertà. Thank you.
E così questa sarebbe la nuova casa di Maria Teresa? Veramente non è proprio sua, è in affitto. Ah sì? E chi sarebbe il proprietario? Ah, andiamo bene. E l'affitto, come lo pagate l'affitto? Col sacrificio. Mi pare giusto. E tu chi saresti, l'arcangelo portiere? No, solo uno che vuole aiutare, un volontario. Ma certo, tutti volontari, tutti bravi, tutti che lavorano gratis, casa gratis. Ma chi ci guadagna in tutto questo? Mi pare giusto. Del resto lui è uno che con gli affari ci ha sempre saputo fare. Sei qui per fare un'offerta? Un'offerta io? Sì, perché? Che c'è di male? Sembri uno che vorrebbe dare. Forse ti manca un po' di coraggio. Verissimo. Mi tremano le mani solo al pensiero di tirar fuori un nichelino. Per esempio, ci sarebbe da accompagnare questo malato all'ospedale. Noi non abbiamo le medicine giuste e lui ha bisogno di cure urgenti. No, non mi pare proprio il caso, grazie. Come non ti pare il caso? Con quelle medicine si salva, senza quelle medicine no. Pensaci un attimo. Ma la malattia è contagiosa? No, e anche se fosse cosa cambia? Assolutamente niente. Sarà invece la tua buona azione ad essere contagiosa. Dopo di te, qualcun altro ne farà un'altra e così via. Non mi ci vedo come responsabile di una bella epidemia di buone azioni. Non mi ci vedo. Grazie. Prego. Innanzitutto, tu devi sapere che sono molto più malato di te. Dai, andiamo in ospedale, su, su, dai, io e te, su, 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 su. Peccato, orgoglio e vanità, quando allo
stato al posto suo. Che cosa ho fatto per le vittime? Ho combattuto contro la povertà, con le mie forze e il sudore mio, rubando il cuore che era di Dio, rubando il cuore che era di Dio. Soffro, dando il cuore mio a chi soffre. Soffri più di Dio, hai le piaghe del figlio suo, fa che le lavi io e non sanguineranno più. Forse ti guarirò se poi pregheremo un po', forse non morirai, chi lo sa. Nascerò e reincarnato riviverò, un cigno bianco che vola via, via dal buio di questa città, un volo bianco nell'immensità. Lasciando a terra il mio corpo addio, gettando al vento il dolore mio, incontro al sole me ne andrò. Tu che ne sai, chi muore di me, lascia che sia la morte mia, soltanto mia.
è mia. La peggiore malattia dell'Occidente oggi non è la tubercolosi o la lebbra, ma il non sentirsi desiderati né amati, il sentirsi abbandonati. La medicina può guarire le malattie del corpo, ma l'unica cura per la solitudine, la disperazione e la mancanza di prospettive è l'amore. Vi sono molte persone al mondo che muoiono per un pezzo di pane, ma un numero ancora maggiore muore per mancanza d'amore. E la povertà in Occidente assume forme nuove. Non è solo solitudine, ma è anche povertà spirituale. Vi è fame d'amore e vi è fame di Dio. La preghiera attiva è amore, e l'amore attivo è servizio. Cerca in ogni momento di dare incondizionatamente qualsiasi cosa di cui una persona abbia bisogno. L'importante è fare qualche cosa, per quanto piccola, e dimostrare con le proprie azioni, donando il proprio tempo, che si vuol bene. A volte vorrà dire impegnarsi in un lavoro fisico, come facciamo nelle nostre case per i malati moribondi. Altre volte offrire sostegno spirituale a chi se ne sta sempre chiuso in casa. Se un malato vuole medicine, dagli medicine. Se ha bisogno di conforto, confortalo. Pazienza.
fine primo tempo. Sono bravi. Un altro applauso se lo meritano. A questo punto, dopo aver visto, dopo aver assistito alla fase, tutta la fase della vita di Maria Teresa da giovane, si apre un'altra parentesi, che è quella della vita di Madre Teresa da anziana, e per l'occasione vedremo un'altra attrice che vestirà questo ruolo. I ringraziamenti li facciamo come di rito alla fine, quando presenteremo tutti i ragazzi. Però in particolare questa sera io vorrei rivolgere un pensiero alle famiglie di questi ragazzi, perché questo è uno spettacolo che comporta tanto impegno, tante prove, ore di ripetizioni, di suonare, di cantare, vieni in parrocchia che proviamo, vieni a fare il soundcheck, una serie di impegni che però i ragazzi affrontano con grande entusiasmo e con grande cuore. Quindi ringraziamento va alle famiglie che gli permettono di fare tutto questo. E naturalmente al parroco della parrocchia di Sant'Alfonso, Padre Antonio, che ci permette nei locali della nostra casa parrocchiale di provare. Con noi questa sera il vice sindaco del comune di Francavilla al Mare, Francesca Buttari. Vorrei che venisse a salutarci assessore. Da sempre anche personalmente vicina al mondo del volontariato e anche ai movimenti cattolici, questa sera è un esempio di testimonianza della fede, ma anche dell'impegno di tanti ragazzi che nell'adolescenza scelgono una strada giusta, positiva. Giusta. Mi unisco per questo, insomma, al ringraziamento alle famiglie, perché sono mamma, quindi l'impegno dei nostri ragazzi in queste attività è un buon impegno, no? Siamo fortunati se siamo genitori che scelgono queste attività. Io chiaramente volevo innanzitutto ringraziare per avermi dato la possibilità di fare questo saluto, ma cogliere l'occasione per un ricordo da donna per Madre Teresa, perché sono giorni in cui la ricordiamo. E credo che qualunque appunto sia il credo, è indubbio che Madre Teresa sia stata una donna rivoluzionaria, è stata un esempio di coraggio e una grande testimone di compassione. Quindi ci tenevo questa sera a condividere con voi questo ricordo. Ringrazio e saluto Padre Antonio, che vedo in fondo, e ringrazio tutti voi, insomma, per questa serata che ho il piacere di condividere. Grazie. Grazie al vice sindaco, assessore Buttari. E a questo punto, appena mi danno un segnale, dovrebbero essere quasi pronti per la seconda parte dello spettacolo. Io comunque ho esaurito tutte le cose da dire ai nostri ospiti e quindi posso togliere il disturbo. Buon proseguimento. Guarda chi si rivede. Ma sei proprio tu? Sì, sono sempre io. Ma dove sei stato in tutti questi anni? Il mio giornale mi ha mandato in giro per il mondo. Sono stato da tantissime parti e ora mi ritrovo qui per un nuovo servizio su Madre Teresa. Per esempio, sono stato a Ovest, nella giungla, a fotografare gli elefanti. Oh, ma che meraviglia! E ho scoperto che gli elefanti indiani, al contrario di quelli africani, le orecchie corte.
Sì. Pensa tu che scoop, già me lo vedo domani, su tutte le prime pagine. Gli elefanti indiani hanno le orecchie corte, tutti particolari in cronaca. Sfotti, sfotti, infierisci pure con calma. Senti, ma ogni modo sai se lei oggi si farà vedere? No, oggi non c'è. Dov'è? È in missione. E dove? Nella giungla a ovest, a far crescere le orecchie lunghe agli elefanti con le orecchie corte. Missione impossibile. Vabbè, vabbè, vedo che oggi non è aria. Senti, ma toglimi almeno una curiosità. Una cosa che mi sono sempre chiesto. Perché Madre Teresa a suo tempo ha scelto di venire a fare la missionaria proprio qui a Calcutta? Non lo so. Mi pare che non l'abbia scelto lei. E chi l'ha scelto? Un vescovo? Non lo so. Non lo so neppure io. Anzi no, mi pare di ricordare che glielo abbia consigliato la madre. La madre? E perché? Non lo so, ma perché non lo chiedi a lei? Ma chi è la madre? Ma no, a Teresa. E dove la trovo? Ti sei dimenticato? Lei a quest'ora prega. Città. C'era mia madre qui con me, e un tratto mi guardò nel cuore. Prese le mani mie, piccole tra le sue, lei dentro agli occhi miei. Stay together, you will love one another as God
loves each one of you. Ci rendiamo conto che quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo. Ma che significa? Significa che l'importante è fare qualche cosa, anche se piccola, dare noi stessi, il nostro lavoro, il nostro tempo, per dimostrare che si vuole bene. Sì, ma l'oceano è immenso. Sì, però se tu guardi chi ti sta vicino e magari vedi che soffre o che ha bisogno di aiuto, diventerà quello il tuo oceano. E in tal caso io potrei essere la sua goccia. Esatto, ma solo se gli farai del bene. Mi piace. A volte basta solo una piccolissima azione e te la senti subito dentro al cuore, che lenta scende e fa plaf. Che cosa? La goccia. Ed è come se quell'immenso oceano diventasse ancora più immenso, e tutto questo grazie alla tua piccolissima goccia. Chissà se funziona lo stesso con un goccio di whisky. Il solito cinico. Per esempio, oggi uno dei nostri volontari diventerà frate missionario. E allora? È importante per lui e per tutti noi, perché sarà un altro che di fronte a Dio si investirà ufficialmente di una nuova carica nei confronti del mondo. Un'altra goccia nell'oceano. Sì, bravo, stai diventando bravo. Vabbè, ma questa era facile. Oh, step the way,
scalderò. Dove tenebre luce sia e l'odio caccerò via. E dove c'è guerra e morte io ci sarò. Bontà nel mio sorriso e nel sorriso.
C'è molta sofferenza nel mondo, moltissima. La sofferenza materiale è la sofferenza di chi ha fame, di chi non ha una casa, di chi è malato. Ma continua a ritenere che la sofferenza più profonda sia quella di chi è solo, di chi non si sente amato, di chi non ha nessuno. La peggior malattia che un qualsiasi essere umano possa mai sperimentare è quella di non essere desiderati. E tu? Hai qualcuno che ti desidera? Sì, questo? Alla faccia, complimenti, ma che eleganza! Ma dimmi, come ci si sente vestiti da missionario della carità? Posso rispondere con una frase banale? Certo. L'abito non fa il monaco. Ottima risposta, ottima risposta. Ma che cos'è questo odore strano? Dobbiamo distribuire del pesce agli affamati. La povertà, quella vera, il più delle volte è soprattutto solitudine. E la solitudine si guarisce col pesce? Anche, ancora meglio però insegnando la voglia e la gioia di vivere. E come si fa? Si va, si parla, si ascolta, ma più di tutto si vuole bene. E voi volete bene a tutti? Certo. E dove lo trovate tutto questo bene da volere a tutti? Ah, dimenticavo, il vostro fornitore. Guarda che è il fornitore di tutti, non solo il nostro. A proposito, ti ricordi quel malato che tempo fa ti ho chiesto di portare all'ospedale e tu ce l'hai portato? Certo che me lo ricordo, mica è... No, no, adesso sta bene. Ah, sono contento. Sei contento? Sì, sono contento per lui. Per lui o per te? Per lui, per me. Per tutti? Per tutti. Adesso non mi venire che grazie a me lui è ancora vivo e ho fatto del bene non soltanto a lui ma a tutti? Ma perché no? Ma perché no? Vabbè, allora diciamo perché sì. Va bene, diciamo perché sì. Andiamo a portare il pesce? Andiamo a portare il pesce. Hai visto mai che con un cefaletto salviamo qualcun altro? Grazie a un cefaletto e grazie a te. Teresa Suora parlano in televisione, sui settimanali, pure gli animali sanno che Teresa c'è. Scrivono libri di interviste, spiegano questo gran bisogno di salvare il mondo, di salvare tutti, per salvare pure te. Chiedono a Teresa Suora, gridano forza dai Teresa, salva i tuoi malati, salva gli affamati e poi salva pure me, pure me. Sì, pure me, sì, pure me. Dichiarerà che pensa del dolore e della povertà, perché se è fatta suora cos'è la castità, o se le fa paura la lepra che c'è qua, o se magari da Calcutta un giorno se ne andrà e se ne andrà. Madre detto quella volta lei di lì, che ha mangiato dal Papa venerdì, cosa pensa del sesso bisessuale? Tragesivo, tragesivo, proprio tanto, tragesivo, tragesivo, mamma quanto! Dai madre Teresa, la santa è tutta tua, a fare di una suora, la sua celebrità, dica cos'è stato che l'ha portata qua. Se c'è un talismano
dà più dolore di tutti i miei malati, prega nel silenzio che in te scopri la speranza e colleghi, colleghi, aspettate, aspettate, colleghi, colleghi, colleghi. Come sempre arrivi col solito chilometro e mezzo di ritardo. Ma scusa, la conferenza stampa non era le 5? Sì, è finita. Sì, ma se sono le 5:05. Madre Teresa è stata molto concisa. Ma porca miseria. No. Ma che ha detto? Ha detto che bisogna pregare un po' di più. Pregare un po' di più? Tutto qui? Ma ti sembra poco? Tu preghi un po' di più. Io no, ma che c'entra? E invece c'entra. Perché non preghi un po' di più? Oh bella, io non so pregare e poi non conosco neanche una preghiera. Tieni, qui ce n'è scritta qualcuna. Te lo regalo. Grazie. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. È una preghiera di San Francesco. Madre Teresa la recita sempre. Titolo: San Francesco a Calcutta. Suona bene. Ma guarda, che San Francesco... Guarda, lo so che San Francesco non c'entra niente col Calcutta, lo so. Sarò pure un miscredente senza anima, ma certe cose le so. Sto solo cercando di inventarmi qualcosa per l'articolo di domani. Teresa dice sempre che senza la preghiera non riuscirebbe a lavorare neanche mezz'ora. Tu stasera di almeno una preghiera e vedi che l'articolo domani ti viene. Sì. Per vincere il premio Pulitzer, sai quante tonnellate ne devo dire? Io, per esempio, la sera prego anche per te. Tu preghi per me? Certo. E come preghi per me? Per esempio, prego per la tua salute. E allora preghi malissimo. Comunque ti ringrazio e penso che nessuno al mondo preghi o abbia mai pregato per me. Non ci credo. Ci sarà sicuramente qualcuno in questo mondo che ti voglia almeno un pochino di bene. Le vie del Signore sono infinite. E allora tu, oltre a questo, dovresti darmi una bella cartina topografica dove sono indicate le vie del Signore. Tu comincia a pregare un po' e vedi che la strada la trovi da solo. Vabbè, vabbè, si è fatto tardi, ci vediamo. Senti, ma che stasera non diresti una preghierina per me? Stasera? Se proprio ci tieni. Sei tu che devi tenerci, è da te che deve partire. Partire senza la cartina, sorbettina, senza la cartina. Ma vuoi vedere che è questa la cartina? Bravo, stai andando bene. Ok, dirò una preghiera per te questa sera. Che bello! Ma davvero sei contenta perché io dico una preghiera per te questa sera? Sì. Ma siamo proprio diversi. Mamma, come siamo diversi io e te. La mia musica e poesia.
uccidendo una donna. Colpa tua, colpa tua, testimonia la tua verginità. Dio Vishnu, non sei più qui tra noi, perché lei peccò d'infamità. Sporca sei, sporca più dei porci, e porco chi sporco la sposa di Vishnu. Che tu sia nuda fra i maiali, in mezzo al fango dei tuoi mali, lorda d'infamità. Che tu sia malattia, muoia chi oltraggiò la tua verginità. Cosa cerca una suora in mezzo a noi, noi sacerdoti di Brahma e di Vishnu, noi che preghiamo la nostra Dea Kali? Che cosa c'entra il suo Cristo in mezzo a noi? Da cosa nasce l'amore suo per noi? Noi che adoriamo le bacche di tuoi, noi non vogliamo i favori tuoi. Noi non vogliamo i favori tuoi, pazza, che guarisci ciò che ammazza. Pazza, col tuo dio di un'altra razza. Pazza, pazza. Agli affari suoi. Chi sei? Chi sei? Chi sei?
ammazza. Pazza, col tuo dio di mascarazza. Pazza, pazza, non sei Dio, né Cristo, solo suora sei. Era un bel bambino e morì, senza farci caso, senza far rumore, molto sul mio petto. Padre da Bombay disse: io so che tu lo guarirai, ma poi ad un tratto il pianto si smorzò e il pianto insieme al vento se ne andò. Nel silenzio del cuore Dio parla. Se ti porrai di fronte a Dio, nella preghiera e nel silenzio, Dio ti parlerà. Nella natura troviamo il silenzio. Gli alberi, i fiori e l'erba crescono in silenzio. Le stelle, la luna e il sole si muovono in silenzio. Il silenzio del cuore è necessario per poter udire Dio ovunque. In una porta che si chiude, nella persona che ha bisogno di noi, nel canto degli uccelli, nei fiori, negli animali. Nel silenzio Lui ci ascolta. Nel silenzio parla alle nostre anime. Nel silenzio ci è concesso il privilegio di ascoltare la Sua voce. Colora, quando il cielo si innamora del suo mare calmo, tutto lui. Quando il sole fa le fusa fra le nuvolette rosa, sento che la vita è tutta qui. Sento l'universo tutto quanto dentro me, e se guardo intorno tutto è grande più di me. Quando stringo delle mani, forse abbraccio dei bambini, vedo cosa sono e cosa sei. Siamo sabbia fra le dita, va via come la vita che mi ha fatto vivere tra voi.
sta morendo. Lo so. E adesso come farò io senza di lei? Come faremo tutte senza di lei? Ce la farete, ce la farete. Lei ha gettato il semino e voi sarete tanti bei semini, tutti in fila, piantati come dei tulipani sotto il sole. Ma io non voglio essere un semino. Come no? Tu sei il più bel semino. Da te, da voi, grazie a lei, nasceranno delle cose bellissime. Quali cose? Dimmene almeno una. Tanto per cominciare, questo regalo che penso ti piacerà. Ma è la tua fiaschetta di whisky. Sì, ho deciso di smettere. È il più bel regalo che mi potevi fare. Ho deciso di smettere di bere whisky. Adesso ho voglia di qualcos'altro. Vodka, birra, rum. No, no, hai capito benissimo. Adesso ho voglia di bere qualcosa di più dissetante, qualcosa che non si beve proprio, ma che va dritta giù nell'anima. Ma sei sempre detto che un'anima non ce l'hai. Mi sa che me ne sta nascendo una piccola piccola. Grazie ad un semino. Grazie a un semino. E ora dove te ne andrai? In Africa. Lì sembra che c'è un missionario che sta facendo grandi cose. Lì c'è una guerra civile e lui raccoglie i bambini orfani, entrambi le parti in conflitto. Pensa che bello, che non sia lui la mia nuova bevanda. Magari riuscirà a dissetarti di tutta quella sete che da sempre ti porti dentro. Mi ha dissetato molto Maria Teresa e voi naturalmente. Sei una brava persona, l'ho sempre saputo, sin dal primo giorno. L'aereo parte fra 2 ore, devo andare. Abbi cura di te. Senti, mettiamo il caso che tu un giorno diventerai famosa e importante quanto lei. In tal caso me la concederai un'intervista? Sì, anche 2. Guarda che ci conto, altrimenti ricomincio. Contaci. Tutto da capo. Che Dio ti aiuti. Pregado.
interessi. Beatam Theresiam de Calcutta, Santam esse discernimus et definimus, ac Santorum catalogo ascribimus, statuentes ean in universa ecclesia inter santos pia devotionis recole debere in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pace, Signore,
di loro uno strumento del tuo amore. Che io non cerchi tanto di essere consolato, quando di consolare permetto del tuo amore, di essere compreso quanto di mi commuovo alla scena finale, che è qualcosa di sorprendente. Complimenti, complimenti a voi. Un saluto da parte del parroco padre Antonio, che ringraziamo ancora una volta. Intanto buonasera a tutti. Io immaginavo qualche cosa, insomma, no? Non pensavo che fosse così, però. Quindi veramente uno spettacolo intenso e in certi momenti anche potente nella rappresentazione, nel suo messaggio. Ecco, raccogliamo da questo spettacolo spirituale, religioso, un invito alla sobrietà, un invito alla condivisione. Ecco, carità significa questo, soprattutto sobrietà di vita per poter condividere con gli altri. Ci sono poveri anche nella nostra parrocchia, che così, diciamo così, rispetto a tante altre realtà sta molto bene. Comunque, ecco, l'invito a vivere una vita sobria e condivisa vale per tutti. Mi hanno già due volte ringraziato a me, che non c'entro nulla. Io non ho fatto proprio niente, solo qualche permesso, qualche soldino e basta, insomma, non ho fatto niente. La grande fatica di seguire i giovani lo fa padre Silvio. Che da due anni il Signore l'ha mandato da una terra lontana, l'ha mandato qui in mezzo a noi a svolgere il suo ministero insieme ai giovani in modo particolare. Ecco, anche se non disdegna di stare vicino a quegli ultimi, che sono gli anziani, che spesso soffrono di solitudine. E quindi, dopo aver ringraziato Persilio, io dovrei fare una lunga serie, si dice, vero? Di ringraziamenti, ma non lo posso fare, se no vi annoierei. Allora, voglio solo ringraziare in modo particolare Luca e la moglie Simona. Vale. Thank you.
ecco, che con tanta passione si dedicano a questo gruppo giovanile e di giovanissimi, veramente lo fanno con amore di fratelli, di sorelle, ma anche di padre e di madre, possiamo dire, in un certo senso. Bene, grazie anche a tutti quelli che hanno collaborato, che io non conosco, forse li conosco solo di vista, ma tante persone hanno collaborato alla realizzazione di questo spettacolo. Vi ringrazio ancora una volta e vi avviso solo che troverete fuori tre ragazzi con tre cestini, cercateli di riempirli. No, no, fate quello che potete. Ecco, ora vi presentiamo gli attori. E infatti ve li nominiamo velocemente, però padre Ercilio, vieni vicino a me. Li nominiamo insieme. Vieni. Foto ce la facciamo fare, la macchinetta alla moglie, i ragazzi si mettono tutti quanti vicino a te, parto dal coro e quindi Nicolò Barbone, Lucio Di Bartolomeo, Francesca Cesaroni, Gianluigi Colucci, Giovanni De Santis, Federica Mancini, Erika Marzi, Simone Pesce, Emanuele Rapino. La supervisione di Teresa Angelone e la direzione del coro è di Simona Gaeta. E andiamo avanti velocemente con i musicisti, alla batteria Federico Bisordi, al pianoforte e tastiera Luca Rapino. I violini sono Paolo Ingelido, Mara Sciarra e Patrizia Di Paolo. Flauto traverso Gian Domenico Palmieri e Melania Pizzica. Alla chitarra elettrica Stefano Torelli. Alle chitarre acustiche Matteo Moscara e Fabio Nativio. Basso e tromba Simone Di Meo. Alla tromba Marco Ingelido. E alle percussioni Leonardo Di Meo. Il corpo di ballo era composto da Cristina De Santis e Andrea Salvati, che hanno curato le coreografie. E con loro Martina De Monte, Valentina Liberato, Elena Fiore, Francesca Matricardi, Andrea Di Paolo, Marta Filieri e i due ballerini Lorenzo Barbone e Federico Proterra. E poi c'era l'elefante. A fare l'elefante erano Giorgia De Luca e Giovanni De Santis, che ha anche cantato. Andiamo ai personaggi, e quindi i malati erano tre: Simone Pesce, Lorenzo Barbone e Gian Domenico Palmieri. Il Papa era Nicolò Barbone. Gesù, Giampaolo Di Biase. Martina Berardinelli nei panni della giornalista. Gabriele Benvenuto, malato e poi anche missionario. La donna indiana Anna Maria Matricardi. La donna peccatrice Concetta Cristino.
e le nostre suorine, Suor Gertrude, Nicole Hooley, Suor Agnes, Daniela Mascitelli, Suor Agnes, Suor Bettina, Liliana Desiderio, il giornalista Adam Guerino Matricardi, il capo Bramini Andrea Cascavilla, il volontario più avanti il missionario Francesco Di Quinzio e poi le nostre protagoniste Madre Teresa da giovane Chiara Petrucci e Madre Teresa da anziana Chiara Nobilio. Dietro le quinte ai costumi Stefania Di Fulvio e Antonella Annunziato. E ancora Luisa Pasquarelli. E a supporto tecnico ne abbiamo tanti, Daniele Spizzichino, Emanuele Altavilla e Giulia Ingelido. Attilio Langiano. Il service audio e luce è fornito dalla ditta X Zone Service ed infine la regia è di Luca Moscardelli. E allora con questo palco pieno di ragazzi che poi è il nostro altare, io saluto. Ha presentato Paola Toro che ringraziamo, ci segue sempre. Io dico solo grazie a tutti voi che siete venuti, è uno spettacolo vedere, o no, vedere qua tutti questi ragazzi su questo presbiterio così. E oggi penso sia la settima volta, forse l'ottava se contiamo anche un'anteprima estiva di 2 anni fa che l'abbiamo fatto. Oggi è la volta che me lo sono goduto di più perché ormai i musicisti vanno a memoria, io stavo quasi sempre seduto senza fare niente lì e quindi veramente un grande applauso a tutti quanti. Vorrei ringraziare, penso che questa sia l'ultima volta che lo facciamo, questo musical, perché sono tante volte che l'abbiamo rifatto. Vorrei ringraziare anche tutti gli adulti che ci hanno affiancato, padre Silvio, padre Antonio sono stati già nominati, ma c'è Fabio tra i musicisti che pazientemente, nonostante il lavoro e tutto quanto, ha fatto tutte le prove, Stefania, Antonella per i costumi, l'avete sentito Luisa, Teresa per il coro e vabbè, poi dove sta Simona? Maru! Teresa, vieni. E poi non ho visto Giulia uscire. Che non ha recitato e cantato questa volta, ma è stata sempre con noi. Va bene. Io non penso che ci sia niente da aggiungere, non so se... Oggi non fa il compleanno nessuno, quindi... Perché in genere ogni volta c'è il compleanno di qualcuno, visto che sono tanti capita spesso che quando facciamo lo spettacolo ci sia un compleanno. Grazie a tutti. Rino anche, grazie a Rino, me ne sono dimenticati sicuramente tanti.